E anche noi abbiamo fatto le brave formichine e abbiamo portato il nostro granello di pane, a dire il vero, erano più vino e birra, al rifugio Mariotti, insieme ai ragazzi della montagna terapia, quelli del SER di Parma e di Fidenza, volontari e educatori. Sentite la nostra esperienza e quella dei ragazzi di Forum Solidarietà, che al rifugio sono rimasti una settimana a lavorare. Interviste sotto sforzo. Mandami al diavolo, Seba. Ecco. Non è tanto di parole, Seba, oggi, più del solito. Fiatone c'è. No, la Maristella va su benissimo. Certo. Ho 6 flaconi di detersivo che aiuta. Seba, tu cos'hai nello zaino? I fagiolini. Luciano? Un cartone di vino. Ah, però. Beh, io ho la birra, quindi potrai tacere. Pier, cos'hai nello zaino tu? Ah, ma io ho un sacco di cose nello zaino. C'è la bomba, no, scherzo. Boh, sa cosa. Cosa ti Mi hanno ricordo. dato? Caffè? Sì, è vero, il caffè, come hai fatto a sapere? Ti ho visto. Ah, è vero, già. C'è del formaggio, c'è le patatine, eccetera, eccetera. Come va adesso la salita? La salita è lenta, però andiamo adagio. Dai, rispetto all'inizio, bene. Sì, meglio, mi ero posto il fiato. Bene. Raffa, cos'hai nello zaino? Allora, nello zaino ho del detersivo per i piatti. No! Non mi ricordo se 4 o 6, comunque. Ma no, ma non è divertente. No, più che altro non è utile. Se ci si ferma non ci c'è niente da mangiare. Va bene uguale. Ciao, un altro piccolo compagno di viaggio. Come ti chiami? Marco. Ma quanto hai caricato questo zaino? Tanto, tanto. Cos'hai dentro? Ci sono salami, Oh! speck, così. Sei pentito di averlo caricato così tanto? No. Lo rifaresti? Grande. Farei no, però è una bella sfida. Ciao Andrea, fiatone, eh? Oh. Cos'hai nello zaino? Tu cosa porti a Marcello? C'è una scatola di latini di Coca-Cola. Buona continuazione. Cosa avevi, Madda, nello zaino? Allora, avevo 2 vasetti di pesto genovese giganti Interessante. e il paccone di togliette di carta. No, quelle non ci interessano, grazie. Lorenzo? Bottigliette d'acqua? Mm. Neanche, non van bene. Non ci interessano? E dei vasi, sughi, marmellate, non lo so. Non lo so. Birra, vino, No, no, solo proprio noi in no. fondo erano tutto birra e vino. Me l'ha messi dentro, non ho guardato cosa fossero. Va benissimo. E tu che ti sei portato i salami? Sei sopravvissuto però. Sì. Grande. Ma quanto pesava quello zaino? Forse 10 kg. Forse anche di più, anche di E tu ne più. pesi? 35. Però. Allora, ragazzi, com'è andata? Bene. Cosa avete portato nello zaino? Lorenzo, cosa avevi? Formaggio, molto formaggio. Niente salsicce, mannaggia. Purtroppo no. Formaggio. Formaggio anche tu, Ricky? Sì. Fatto fatica? No, cioè sì, un po'. Dimmi, soddisfatto o deluso? Dai. Soddisfatto, solo che sono stanco. Però l'hai fatta molto bene. Sì, l'ho fatta per la prima volta, direi che sono andato benissimo. Oh, anch'io. Direi che è stato benissimo davvero. Adesso ho fame. Aspettiamo la polente salsiccia di Marcello che ormai se non c'è. Noi facciamo parte della trasmissione Non ci sto più dentro della radiofonica e per me è la prima volta essere qui. Tu è la prima volta anche per te? Sì, è la prima volta. La prima volta. Cioè, ero già venuto al Lago Santo, però con questo campo è stata la prima volta. Ma dimmi un po', qui al Lago Santo come ti vengono queste ispirazioni di canzoni? Ti vengono spontanee Beh, sono oppure le sono. canzoni che riesco a fare con la chitarra, quelle che so sempre fare, quindi. Tipo Gloria? Beh, no, il Glory è stata una variazione al tema. Giusto per fare la preghiera, Spontanea. perché una preghiera al giorno ci vuole, Ci quindi abbiamo vuole, fatto un quindi visto Gloria. che siete qua per una settimana, da quante giorni sarete qua ancora? Saremo qua. Chi canta prega 2 volte, San Michele. Esatto. Matteo 2:1. Matteo capitolo 2:1. Esatto. No, volevo sapere un po' come passerete il vostro tempo qui. Passeremo il nostro tempo a cantare, innanzitutto. Ira, aiutami. Ballando. A ballare. Va bene, grazie. Io sono Pier Fabris, tu sei? Io sono Damiano. Ok, piacere, Pronunciamo il dai. cognome che è meglio. Va bene, ciao ciao. Siamo
13 ragazzi, 5 ragazze e il resto quindi maschi. Una proporzione è sempre meglio, essere poche femmine, sia più coccolate o no? Sì, ma, no. Ma sì, dai, facciamo un po' di meno. Cosa fate qui? Ci svegliamo verso le 7:30, facciamo colazione e poi certi giorni andiamo fino alla Gdea a prendere il cibo da portare su qui al rifugio. Che portate voi? Sì, certo, logicamente. Oppure altri giorni, quando c'è anche più brutto, tagliamo la legna, abbiamo tagliato molta legna qua intorno nella zona. Abbiamo dipinto qualche parete del rifugio. Abbastanza. E poi avete pulito, hai detto? Abbiamo pulito di sopra i bagni, abbiamo per poi verniciare, pitturato, dato l'antimuffa. Anche manutenzione proprio seria. Ma poi dormite qua tutti insieme? Dormiamo tutti insieme in una camerata unica che siamo di sopra. Poi abbiamo messo a posto la legnaia, che è quella lì dietro.